amici, in inverno siamo meno esposti al sole e uno dei rischi è diventare bianchi come mozzarelle? Beh, anche. Ma io parlavo di un rischio più serio, con possibili conseguenze per la salute. In autunno e inverno è più facile avere carenze di vitamina D. Pensate che secondo il National Institute of Health americano, la carenza di vitamina D è una vera epidemia nei paesi occidentali. Per fare sensibilizzazione su questo tema, oggi condivido con voi le linee guida dell'OMS sulla carenza di vitamina D e sui possibili sintomi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Stanchezza e debolezza. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che la stanchezza cronica può essere causata da carenze di vitamina D e non solo dallo stile di vita. 2. Sudorazione della testa. Ma cosa c'entra? State a sentire. Secondo una ricerca, se sudiamo nella testa in modo eccessivo rispetto al resto del corpo, può essere un segno di carenza di vitamina D. 3. Caduta capelli. La vitamina D è molto importante per la salute dei capelli. Se la caduta è eccessiva, potrebbe essere per una carenza di questa vitamina. 4. Ansia e depressione. Anche stati di ansia e depressione immotivati possono dipendere da carenze nutrizionali, come quelle di vitamina D. 5. Dolori alle ossa. La letteratura scientifica spiega come i dolori senza motivo a muscoli e ossa e il recupero lento dopo uno sforzo possono dipendere da carenze di vitamina D. 6. Osteopenia. L'osteopenia è la riduzione del tessuto osseo. Livelli bassi di vitamina D aggravano questo disturbo, come dimostrato dalla ricerca scientifica. 7. Guarigione delle ferite. Se la vitamina D è bassa, le ferite sono più lente a guarire. 8. Difese immunitarie. La debolezza del sistema immunitario è un altro sintomo di carenza della vitamina D. In inverno poi è aggravato dagli attacchi influenzali. E come facciamo a scongiurare tutti questi sintomi? Serve attenzione e consapevolezza. Innanzitutto con un'alimentazione ricca di cibi con vitamina D. Ne ho elencati diversi in questo video sulla salute maschile, perché fa bene anche al testosterone. Comunque è sempre bene fare le analisi di routine e chiedere un parere medico. Per aggiungere un aiuto naturale, scrivetemi per un coach personalizzato. Nel box comunque metto il link ad alcuni integratori che si trovano sul web, che ritengo di buona qualità, anche perché li ho provati di persona. Ora iscrivetevi al canale per seguire tutte le novità. È facile, con un click così, e attivate tutte le notifiche per essere avvisati quando esce un nuovo video. Vivi consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!